faccio Napoli 24, sono qui con Emanuele Blasi, ex Napoli, e siamo qui per la fondazione Cannavaro Ferrara, una raccolta importante. Se ci puoi dire il tuo rapporto con questa fondazione, magari da Paolo Cannavaro? Sicuramente da Paolo, da mio stesso padre, lo stesso figlio con cui ho giocato, poi giocare anche insieme, sono qui e sono orgoglioso di far parte di questa organizzazione. Mia moglie è napoletana, i bambini sono arrivati a Napoli, quindi per me non c'è qua. Se posso, andiamo un attimo su Napoli, quest'anno può essere l'anno giusto, un po' in calda, un'altra di questa squadra, ma Juventus può essere l'anno giusto. Sì, non penso che Napoli debba pensare alla Juve che sta in calda. Napoli merita di stare in quella posizione, al di là poi dei cali della Juve o dell'Inter. Napoli merita stare in quella posizione, quindi se continua così è giusto che i tifosi del Napoli spero questo obiettivo, questo scudetto. Che aspettare in questi anni da quando lasciate una crescita così esponenziale da club anche a livello internazionale? Sì, perché ogni anno comunque il Napoli è cresciuto e adesso è veramente una squadra forte che è rispettata in tutta Europa. Ti sarebbe piaciuto essere allenato da Sarri, giocare in quel terzetto di centrocampo magari con Amsic e Giorginio che davano qualità e tu che davi qualcosa in più? Mi sarebbe piaciuto giocare a Napoli, quello senza freno. Poi se ci fosse stato Sarri ancora meglio, comunque si è dimostrato di essere un grande allenatore e fa giocare la sua squadra benissimo, è un piacere vederli. Quindi sarebbe stato bello tutti i casi. Ci può essere un parallelismo tra te e Allan, in un certo senso, come ruolo del Napoli, quel centrocampista che dà qualcosa di più come grinta, come cattiveria agonistica? Sì, forse abbiamo delle caratteristiche simili, che diamo al massimo ogni partita e cerchiamo di conquistare con pallone possibili, questo è il nostro gioco, però Allan è un grandissimo giocatore, lo stato costante. Sono contento che il Napoli si trova in quella posizione. Grazie. Grazie a voi.